gingivismo è una conseguenza inevitabile da parte dei cittadini a causa della perdita di ruolo e di identità dei partiti, che non è responsabilità dei movimenti civici, è responsabilità dei partiti. Il civismo, ma soprattutto i programmi di governo per fare argine alla perdita di identità dei partiti e supplire alla perdita di ruolo degli stessi. Michele Emiliano conferma la sua ricetta da politica, scuola di politica tenuta a battesimo dalla giusta causa, che sta vedendo nel capoluogo big del calibro di Massimo D'Alema, Gianni Cuperlo, dello stesso Nichi Vendola, atteso nel fine settimana. Il governatore si definisce post partitico, sì, ma di sinistra, ribadisce la linea ricalcando le stelle polari citate proprio all'indomani del primo turno delle comunali. Cita i cambi di rotta del Partito Democratico sulla vicenda Ilva, ma ricorda anche la centralità dell'agenda e di quando da neo sindaco del capoluogo decise di giurare, oltre che sulla Costituzione, proprio sul risultato dei forum tematici aperti per stilarla. Parliamo di civismo e soprattutto parliamo di lavoro, reddito di cittadinanza, salario minimo, cioè parliamo delle cose di cui spesso, ahimè, i politici non parlano e purtroppo anche i politici di sinistra talvolta trascurano. È invece un argomento fondamentale che riguarda la vita delle persone, mai come in questo periodo colpite dalla recessione e dalla gravità della crisi della pandemia. Il programma oggi dà garanzie di identità molto superiori a quelli di un partito che, ripeto, a seconda delle maggioranze che si sviluppano all'interno, a seconda del leadership, alle volte l'identità non riesce assolutamente a garantirla. Il dramma della sinistra è la mancanza di identità dei partiti della sinistra, che ovviamente scuole di politica come questa o altre iniziative tentano di supplire.